Buonasera a tutti, buonasera a coloro che ci stanno seguendo, buonasera a Elisa Boscolopelo che stasera ci terrà compagnia e ci spiegherà un po' che cosa significa allevare dei cani di razza e quindi che significa poi per chi vuole avere un cane di razza approcciarsi avvicinarsi ad un allevatore. Prima di presentare un po' meglio Elisa, volevo dire una cosa, perché facciamo proprio questa diretta? Non molti giorni fa, in effetti qualche settimana fa, sul gruppo c'è stata una discussione voglio dire, in cui alcuni stigmatizzavano il comportamento di chi vuole adottare un piccolo levriero italiano perché dice, allora lo volete prendere senza pagarlo mentre gli altri l'hanno pagato, eccetera, eccetera. C'era chi diceva l'adozione è una cosa bella e buona, eccetera, per non va stigmatizzata e così via. Voglio dire, alla fine. Si erano create le solite due scuole di pensiero con esiti sanguinolenti, ci sono state persone che hanno abbandonato il gruppo e così via. Però al di là di questo, voglio dire, e quindi ci è venuto in mente l'idea con le amministratrici del gruppo di fare due dirette, in realtà, di cui questa qui è la prima. Due dirette che riguardano, la prima sarà su questo tema, l'allevamento. La seconda sarà sull'adozione e ne parleremo con una persona che ha avuto anche un'associazione di rescue, quindi di levrieri e che conosce molto bene anche quell'aspetto, anche se probabilmente lo faremo alla ripresa in autunno perché ora faremo altre due dirette entro giugno e poi anche la nostra piccola università del piccolo levriero italiano andrà in vacanza. E pensando a questa diretta, ne accennavo mentre discutevamo un po' in anticipo con Elisa di questo tema, in effetti ci sono due elementi che un po' giocano contro l'allevatore. Uno è questo, l'allevamento come lo conosciamo noi dell'allevatore a cui ci si rivolge per acquistare un cucciolo è un fenomeno piuttosto recente, voglio dire, l'allevatore di razza, spesso, soprattutto nei levrieri, in passato era un nobile che si interfacciava con altri nobili che avevano altri allevamenti, voglio dire, difficilmente la persona che, voglio dire, che faceva che so, l'operaio in una città d'Italia poteva rivolgersi, interfacciarsi con uno di questi nobili per prendere da loro un cane che non avrebbe neanche mai potuto tenere dentro casa. E allo stesso tempo poi nel mondo dei cani c'è stato un fenomeno che viene chiamato parentizzazione, cioè nel senso che non sono più considerati come esterni alla famiglia, ma sono considerati proprio come dei veri e propri componenti della famiglia. Questo cosa comporta? Comporta che un verbo tipico dei rapporti familiari, dell'arrivo di un nuovo componente nella famiglia che è adozione, suona molto meglio effettivamente rispetto ad acquisto, voglio dire, perché nel mondo degli umani, se acquisti un bambino va in prigione, voglio dire, nel mondo se lo adotti, invece fai una buona azione. Secondo me, ognuno poi è libero di fare come vuole, voglio dire, e le scelte di tutti vanno rispettate. Chi si vuole mettere nella scia di una tradizione e dare il suo contributo, prendendo un esemplare di una razza per preservare quella razza, si rivolgerà ad un allevatore e prenderà un cane di quella razza. Chi invece volesse salvare da una situazione non bella, un cane che è un canile, un cane rescue, un cane in qualsiasi soluzione, in qualsiasi situazione si trovi, voglio dire, liberissimo di fare quello. L'importante è non farsi guerre di religione tra quale è moralmente più santa delle scelte, qual è la cosa più bella e buona. Sono due scelte importanti che poi comporteranno una scelta, un modo di essere importante per anni e anni e anni. Voglio dire, quando io ho preso i miei piccoli, stando in appartamento, so che 3-4 volte al giorno dovrò uscire con loro per tutta la durata della loro vita. Quindi, voglio dire, si fa una scelta che poi ha delle
conseguenze di, delle conseguenze di lungo termine. Per cui io appunto inviterei a superare queste cose e mettersi e ragionare serenamente su, su cosa si vuole dalla vita, cosa si vuole fare. Si vuole stare si vuole dare il contributo alla prosecuzione di una razza, oppure ci si vuole occupare di un cane che magari è stato sfortunato. A volte ci sono tante persone che fanno anche tutte e due le cose, no? come cosa. Quindi, quindi voglio dire, stasera allora parleremo del tema dell'allevamento. Elisa è una bravissima allevatrice di due splendide razze levriere che sono il Galgo e gli Azawak, e quindi è anche un piacere averla, perché appunto è un'allevatrice del mondo levriero, non è un'allevatrice di pli, e quindi questo ci mette anche più al riparo dal fatto di aver potuto privilegiare qualcuno, quindi così. E quindi innanzitutto grazie Elisa di essere qui con noi stasera, e dopo questa lunga introduzione, ecco, io parto con la prima domanda: che significa, voglio dire, allevare un cane di razza? È una domanda non così semplice, perché al giorno d'oggi, secondo me, poi io ho iniziato come una ragazzina prendendo il mio primo cane di razza nel 95, secondo me le cose sono molto cambiate. Una volta, anche quando innanzitutto non c'era internet, tu volevi un cane, prendevi, ti informavi, andavi in libreria, in biblioteca, che a seconda, prendevi questi libri, studiavi libri di cani, parlavano delle razze, c'era il capitolino delle esposizioni. Dunque c'era questa cosa di esposizione cani di razza, che era una cosa che non si poteva scindere. Se avevi uno, facevi anche l'altro, era abbastanza così la cosa. Pensiamo anche ai film della Disney, Quattro bastotti per un danese, insomma, l'immaginario del cane di razza era molto collegato alle esposizioni. E da lì, insomma, uno si informava, studiava, poi prendeva le classiche riviste che c'erano all'epoca, Quattro Zampe, poi La Zampa, chiedeva al club, c'era la lista del club di appartenenza, si informava sul cane, quella razza che voleva, se era il cane giusto per lui, si rivolgeva all'allevatore. Insomma, era molto più ricerca, secondo me. Adesso tu, anche solo girando per Facebook, ti arrivano immagini su immagini, 20.000 razze, 20.000 post, adotta, prendi, salva. Cioè, uno non si rende neanche conto, a un certo punto dice, voglio un cane. Secondo me c'è molto meno coscienza di tutto. E dunque, mentre prima allevare poteva avere un significato, al giorno d'oggi è cambiato, perché è cambiata la società, e bisogna interfacciarsi con questa società, che secondo me è diventato tutto molto più complicato, ma molto, perché devi diventare veramente un sociologo. Certo. E quindi voglio dire, tu il cane di razza, quindi voglio dire, però richiede una conoscenza da parte dell'allevatore che non è banale, voglio dire, non è semplicemente... No, mentre prima magari dal punto di vista scientifico le nozioni erano molto meno, perché 20 anni fa anche di genetica si sapeva meno, non c'erano la maggior parte dei test genetici che abbiamo attualmente, dunque era tutto dal punto di vista allevare era un po' più semplice, diciamo. Adesso abbiamo molti più strumenti, un allevatore deve avere un livello di conoscenze scientifiche molto più alto, però dal punto di vista di interfacciarsi con le persone a cui affidare i cuccioli è diventato più difficile, perché non c'è stato, dal punto di vista delle persone, anche per loro questo step di aumentare le conoscenze e l'approccio verso l'allevamento canino. È rimasto un po' indietro, probabilmente, non lo so, non saprei dirlo. Allora, però, voglio dire, messo dal tuo punto di vista, cioè, perché si allevano cani di razza? Qual è lo scopo dell'allevare? Perché è una malattia.
No, a parte gli scherzi, a un certo punto tu inizi, ami una razza, ma amare una razza non significa come puoi amare la fisicità. Tu ami sì la fisicità, è la prima cosa che probabilmente ti attira, ma poi quando li vivi proprio è come sono, il loro carattere. Poi le mie razze sono particolari perché nel loro paese di origine hanno ancora il loro scopo, che è la caccia, l'azza è una cosa ancora un po' più ampia. Dunque, se tu vai lì, li vivi a 360 gradi. Si vede, dunque, tutta la cultura che c'è dietro, che si portano dietro. Dunque, tu ami tutto questo e dici: io voglio che questa cosa non finisca oggi, voglio che duri neanche nelle generazioni prossime, voglio dare il mio contributo. Secondo me è una cosa bellissima perché comunque una razza non si crea dall'oggi al domani, soprattutto le nostre razze che hanno storie millenarie. Dunque preservarle vuol dire veramente preservare un patrimonio storico, culturale, genetico che è senza uguali e bisogna veramente amarle. Ecco, per esempio, un aspetto molto, molto, cioè voglio dire, diciamo questa cosa. Io in genere, appunto, una cosa che quando si parla nei gruppi, appunto, di prendere un cane, cioè io dico, usiamo il verbo accogliere, poi perché comunque è il gesto che si fa, è il momento in cui il cane entra entra in casa come cosa, che poi sia arrivato attraverso un meccanismo di adozione oppure un meccanismo di acquisto, voglio dire più banalmente, comunque il momento di entrata è un momento di accoglienza, è un momento di allargamento della famiglia, quindi usare il verbo accogliere. Però voglio dire una cosa importante, voglio dire che tu sottolinei anche il fatto che, per esempio, bisogna invece, quando, cioè, mentre l'allevamento del cane di razza è una cosa che ha il suo scopo, la sua, voglio dire, appunto, serve per conservare una tradizione, una funzione, è come un po', mantenere viva una città, insomma, c'è cioè un contesto culturale, una cosa così. Voglio dire, molto spesso invece ci sta il classico incidente di casa, voglio dire, il classico incidente in cui, che però poi può portare ad un proliferare di cani che non è desiderabile, o mi sbaglio com'è. Sì, no, infatti il problema principalmente è quello, se fosse tutto in mano agli allevatori probabilmente non ci sarebbero cani nei canili, non ci sarebbe cani da salvare. Invece con questa cosa di cani che scappati, cucciolate, fatte un po' a caso, eccetera, le persone non hanno la possibilità che un allevatore di riuscire a trovare casa, neanche l'esperienza per scegliere i futuri proprietari, perché magari danno altre persone che non sono in grado di gestire il cane, questo cane o finirà in canile o finirà a fare un'altra cucciolata fatta per sbaglio, cioè, dunque si continua sempre così, insomma, Certo, non. tu parlavi di una stima di quanti potrebbero essere i cani, voglio dire, che poi vengono via dalle cucciolate private se si lasciano senza Ah, governo. guarda, c'era appunto, l'avevo messo dopo, se guardiamo, ho fatto una piccola presentazione, che hanno fatto dei calcoli proprio per stimare, in 10 anni si era arrivati, una media di 6 cuccioli per cucciolata, di cui 3 femmine, nel giro di 10 anni il numero sarebbe sui 500 cani. Dunque, perché purtroppo esiste ancora anche alcuni veterinari che dicono prima di sterilizzare fagli fare una cucciolata. Però ragazzi, fare una cucciolata vuol dire poi entro, primo no, non serve, non è assolutamente dal punto di vista di salute, secondo bisogna trovare casa a questi cuccioli. Certo. E a volte, voglio dire, c'è anche una certa, voglio dire, assoluta follia, non saprei che termine utilizzare. Per esempio, a me una volta è capitato che camminavo con i miei cani in un parco liberi, voglio dire, come sempre in quel parco, e c'era uno dei tre, vabbè, loro hanno questo vizio così, che stava sopra una cagnolina e
E io tranquillo ho detto alla propria, aspetta, ora lo tocca, lei dice, ma sentirà che lei è in calore. Dico, come? E non me lo dici che è in calore, voglio dire, la lasci montare da un cane, così, cioè, voglio dire, una cosa assurda, no? Che poi alla fine vengono fuori delle Sì, ma ci sono siti, gruppi di Fufi cerca Fido, insomma, cioè, anche l'altro giorno su un gruppo di Whippet, il mio maschio sta male perché non ha la femmina, cioè, C'è immagina. un problema. Uno dei grossi problemi con i cani è quello della proiezione dei Sì, sentimenti umani, sì, di assolutamente. cose che Che non gli una volta, appartengono. ecco, questo una volta non c'era, questo posso dirlo che una volta Diciamo non c'era, questa è una novità di adesso. che però adesso siamo andati un po' troppo oltre in certi casi su questa cosa, però voglio dire, a volte anche gli allevatori ci stanno come quelli lì che ti dicono facciamo, voglio dire, con l'IVA e viene tanto, senza l'IVA viene così, no? E gli allevatori lo fanno col pedigree, come a volte. Allora, quella è una cosa truffaldina che questa invece penso che esisteva anche una volta. Quella è un retaggio, perché questa è una furbata. Loro ti dicono: facciamo così, se lo vuoi con pedigree sono 2000 euro, senza pedigree 500 euro. Così nel corso degli anni le persone hanno pensato che questo pedigree fosse chissà che pezzo inutile di carta, perché dicevano che era solo per esposizioni, che costa un botto di soldi. Invece no. Allora, prima di tutto, il pedigree deve accompagnare il cane. Scusa, tu hai delle diapositive su questo, vero? Le vuoi far vedere anche se. Inizio a condividere così, Sì, così vengono. magari. Aspetta, allora, aspetta. Facciamo così. Share. Finestra. Qualcuno, perché da qui non vedo i nomi di chi mette le. Ma prima ancora che tu cominciassi a parlare, ha scritto grande Elisa, quindi c'era proprio una questione di tifo. Ah, no, io non sto vedendo, adesso io vedo le diapositive, dunque no, no. Non, guidami tu, sono cieca. Come vedi? Allora, appunto, Aspetta, preparo. però le diapositive devo condividere, devo aggiungere. Eccole qui, ora le si vedono poi. Ok, perfetto. Praticamente ho preparato queste slide proprio per filologico mentale, non lasciare pezzi in giro, perché uno magari parla e si dimentica qualcosa. Allora, innanzitutto avevo fatto questo preambolo anch'io, perché molti non si rendono conto di una cosa, che il cane appunto fa parte delle specie animali domestiche e proprio gli animali domestici non si trovano in natura. Sono specie che sono state selezionate dall'uomo e possono vivere solo se vengono curate dall'uomo stesso. Infatti la pecora non la trovi in giro per i campi, allo stato brado, insomma non esiste la pecora in natura, esiste solo negli allevamenti ed è stata proprio selezionata dall'uomo per uno scopo. Infatti questi scopi dell'uomo che gli servivano questi animali hanno portato avanti queste specie. E proprio attualmente nell'allevamento degli animali domestici si parla di animali da reddito perché producono un reddito. Nel cane questo non avviene nella maggior parte dei casi. Dunque, il fatto di non produrre un reddito, cosa che invece la maggior parte delle persone pensa che allevare cani sia una cosa redditizia. Non si ha la selezione attraverso il reddito, perché mentre se tu allevi mucche e non riesci a produrre tanto latte, fallisce, l'azienda fallisce, col cane non c'è una selezione in questo senso qui. Allora, infatti, tutti ci provano a fare l'allevamento di cani, nel bene o nel male, perché lo vogliono fare o perché sbagliano, hanno la cagnolina a casa, dicono: la mia Fuffi voglio che faccia i cuccioli, o perché si vuole tenere una figlia della sua Fuffi, o perché quando è in calore scappa, insomma, o perché il veterinario gli dice: ah, prima di sterilizzare devi fare la tua cucciolata. E così ecco che in Italia ci troviamo un sacco di cuccioli. Infatti
fatti da persone non qualificate, non preparate e senza nessuna conoscenza scientifica di come si alleva, cosa c'è dietro a una selezione, a una razza. E penso che questa cosa anche di fare una cucciolata non è solo un problema dei cani di razza, lo si dice anche ai cani meticci. Cioè, abbiamo i canili pieni di meticci e tu ti senti delle persone che dicono: ah, deve fare la cucciolata prima del calore, rendiamoci conto. Però appunto abbiamo proprio bisogno che Fuffi si riproduca, questi sono i numeri che non sono inventati, sono proprio calcoli statistici e sono impressionanti. Tu metti al mondo 6 cuccioli, ma tu non stai mettendo al mondo 6 cuccioli. Tra 10 anni questi 6 cuccioli potrebbero essere 500 cani. Cioè, dunque è una responsabilità enorme. Tu sai se tutti quei 500 cani andranno a star bene, ci sarà posto per questi cani? Bisogna fare un attimino anche queste considerazioni del futuro quando si dice di accoppiare 2 cani, ecco, non solo pensare al presente. L'allevamento è basato tutto sul futuro, conoscendo il passato. E poi, appunto, quello che dicevi tu, cosa dice la legge? C'è una legge che viene poco citata, solo ultimamente, finalmente l'hanno un po' portata alla ribalta, che per la legislazione italiana non si possono vendere cani come di razza senza che questi siano accompagnati da un pedigree. Dunque, colui che ti dice ti vendo un Labrador con o senza pedigree, se te lo vende senza pedigree è un reato, punto, senza se, senza ma. No, non si può fare una cosa del genere. Dunque, quando qualcuno trovate un annuncio, cioè veramente fatevi le 2 domande, questa è proprio la base per capire se è un allevatore o, come diceva appunto la nostra Valeria Rossi, un cagnaro, che sarebbero questi commercianti di cani che generalmente li vanno a prendere nei mercati dell'est, li importano in Italia e li rivendono qui. Li prendono veramente un commercio terribile, cani allevati in batteria su delle gabbiette con femmine che vengono riprodotte a ripetizione, e sono cucciolifici proprio. Arrivano questi cuccioli ammassati su dei furgoni, magari con l'età non vaccinati, nell'età troppo piccoli, eccetera. Molti muoiono anche durante questi viaggi. Quelli che sopravvivono vengono rivenduti dicendo che sono di razza, dicendo che il pedigree non serve solo per le esposizioni, e la gente li paga perché magari questi costano 600 euro e l'allevatore gliene ha chiesti 1000. Dunque la gente per risparmiare incrementa veramente un traffico tremendo che va veramente debellato in tutti i sensi. E poi, Diciamo una cosa, scusa, che appena qualcuno chiede all'interlocutore, dice all'interlocutore, lo vuoi col pedigrio o lo vuoi senza, diciamo, il momento in cui scappare subito da quella sì, persona. ma veramente sarebbe perfino da denunciare, ecco, perché comunque anche qua, se, questo è il trafficante, diciamo. Il problema è che con la scusa che per anni e anni e anni hanno avuto via libera questi trafficanti di cani, le persone hanno assimilato questa informazione, con o senza pedigree, con e solo per l'esposizione costa una follia. Senza va bene lo stesso, tanto io me lo devo solo tenere a casa il cane e si può comprare lo stesso. Invece no, non è così assolutamente, perché tanti anche a volte ti dicono che ti danno il pedigree, invece sono dei pezzi di carta straccia, ma sul serio, cioè Come associazioni inventate, cose fate adesso fantastiche. veramente? Scusa, come hai fatto veramente un pedigree? Tu hai anche una slide su questo, mi sembra. Pedigree, questo è sconosciuto. In Italia noi abbiamo il pedigree, il ROI, quello che vedete nell'immagine, che una volta si chiamava LOI, e l'RSR.
Il ROI inoltre può avere anche la dicitura del produttore selezionato, che è una cosa aggiuntiva, che sarebbe praticamente un surplus. Viene dato praticamente se un soggetto, nel caso dei piccoli levrieri, ha ottenuto eccellenze in speciale o raduno e ha eseguito dei controlli sulla lussazione della rotula, ottenendo un grado basso, ha questo nome di riproduttore selezionato, cioè è un qualcosa di più. Comunque questo è il pedigree. Dunque, quello italiano dato dall'ENCI, perché attenzione, l'unico pedigree valido in Italia è quello che viene rilasciato dall'ENCI, ente nazionale della cinofilia italiana. Altri pedigree in Italia non esistono. Infatti, se magari il soggetto che compriamo viene dall'estero, possiamo nel sito dell'ENCI ci sono anche tutti i pedigree dei Kennel Club esteri riconosciuti dall'FCI, perché l'ENCI è sotto l'FCI, e possiamo magari vedere anche come sono questi pedigree esteri. Però attenzione, perché appunto veramente anche si inventano mi sembra che uno di questi, insomma, veramente ci sono delle sigle assurde, e sono veramente dei pedigree stampati con la stampante, con quattro nomi inventati, pur di dire ah sì, al pedigree, dunque te lo vendo che è di razza. Oppure un'altra cosa che la gente al giorno d'oggi non conosce veramente bene è sul libretto delle vaccinazioni o sul passaporto viene messa la razza, e dunque si pensa, perché essendo scritta lì sia valido. No, l'unica cosa per dire se un cane è di razza o no è questo pedigree. I cani nascono col pedigree. Non è che, perché anche lì si trovano delle cucciolate, i genitori hanno il pedigree, i figli non ce l'hanno. No, se i genitori hanno il pedigree, anche i figli devono avere il pedigree. Perché veramente queste sono le tariffe dell'ENCI per fare questo fantomatico pezzo di carta. Vedete, sono due moduli da fare. Il primo costa 15,50 euro. Il secondo, per ogni cucciolo iscritto a nome dell'allevatore oppure venduto, sono sui 20 euro. Vedete che sono 35 euro, mettendola così, no? Ed Quindi è veramente una cosa disparare. voglio dire, se qualcuno propone una grande differenza di prezzo tra pedigree e non pedigree, vuol dire che quelli senza pedigree c'è un'altra magagna, perché la differenza di prezzo, non cioè il pedigree non da solo non giustifica questa differenza di prezzo così esagerata che a volte ti viene proposta. Cioè, voglio dire, non è come l'IVA che è il 25%, il 22%. No, Per non cento, è voglio dire un voto, voglio dire questo qui si tratta di 35 euro e non giustifica delle differenze in sé rilevanti, insomma, no? no, ma poi proprio anche il fatto che ti dicono magari, appunto, il classico magari Fufi Bubu che è accoppiato, no, in casa, e dice che lì ha il pedigree ma non ha fatto il pedigree ai figli. Ma se una persona non spende 5 minuti della sua vita per compilare due moduli e far fare sti pedigree a sti cuccioli, ma è una persona seria? Cioè, è questo che la gente deve cominciare a capire, perché tirar su una cucciolata è veramente, devi volerlo, deve essere una cosa che ti nasce dentro, devi seguirli, e non avere 5 minuti per fare due moduli è veramente allucinante. Poi appunto in questo pedigree non è proprio un pezzo di carta, torniamo un attimo indietro, se voi vedete c'è il nome del cane, la razza, mantello, allevatore, il microchip, e attenzione, ecco una cosa che magari non lo sa la gente comune, quando tu registri, porti questi moduli al gruppo cinofilo, ogni cucciolo che ha il microchip deve essere accompagnato dall'iscrizione all'anagrafe canina. Dunque, anche tutti i cani degli allevatori sono tutti iscritti alle anagrafe canine, e poi l'allevatore si impegna a fare i passaggi. Cioè, dunque, i cani allevati sono veramente, hanno un iter, un profilo veramente di cani seguiti. Che un cane allevato veramente bene finisca in un canile è una cosa veramente, probabilmente all'insaputa dell'allevatore, perché sono cani registrati.
non sono fantasmi. E comunque vedete poi che ci sono, c'è tutta la genealogia, padre, madre, nonni, bisnonni, trisnonni, campionati fatti, titoli, poi si possono aggiungere anche nel pedigree alcuni esami sanitari, però nel pedigree non ci sono tutti, ma ci sono dei database su internet dove si possono inserire i cani e aggiungere gli altri esami fatti. Dunque, tu avere questo pezzo di carta, innanzitutto vedi chi sono dietro i parenti del tuo cane. Questi parenti tu li puoi andare a controllare su un database e vedere cosa è stato fatto, se erano in salute, non erano in salute, appunto nel caso del Clio abbiamo visto viene fatta la lussazione della rotula, ma ce ne sono, ogni razza ha i suoi test generalmente. Si può vedere anche se è un eccessivo inbreeding, che sarebbe fare un'eccessiva consanguinità. Dunque, ti dà delle indicazioni. Cioè, è come io mi domando, voi comprereste un diamante da qualcuno senza un certificato? Cioè, no, perché potrebbe essere un pezzo di vetro. Questo, il pedigree è la stessa cosa, è una certificazione che quel cane è di razza. C'è stato un lavoro dietro, assolutamente. Appunto, anche in tante volte, anche appunto però dei gruppi, se tu dici che al pedigree è di razza, molte persone la prendono come voler fare i VIP, no? Ma non è che perché io dico che io cani di razza denigro i cani che non sono di razza, cioè è solo una constatazione, dunque bisogna smetterla anche con questo atteggiamento, un po' di vittimismo, non lo so io come interpretarlo. E appunto, poi ritornando per il solito discorso, perché pagare per un cane di simil razza se non lo è, e fomentare un traffico di cani appunto allevati chissà come, gestiti chissà come. Pensiamoci un attimo, se vogliamo un cane di razza, deve essere fatto con tutti i crismi, il lavoro che c'è, ecco. Poi, la selezione è a base di tutto. E qua ho voluto mettere un'immagine un po' buffa che si trova su Facebook tra gli allevatori, che appunto dice, stessa razza, due di allevatori differenti, uno responsabile, quello invece dal cortile dietro casa. Perché effettivamente la gente a volte dice, soprattutto lo vedi con le razze un po' più commerciali, diciamo Labrador, Chihuahua, che appunto l'ha comprato o preso dalla cucciolata casalinga e dice sì, il mio è un Labrador, sì va bene, è un Labrador, perché magari ha anche il pedigree, eccetera, ma è uguale a quello che vediamo in esposizione? Direi proprio di no, c'è una differenza. Proprio perché c'è una selezione, l'allevamento si basa su una selezione. Perché, ecco, poi a volte sui giornali le razze, quando si parla di razze dicono manipolazione genetica, ma non c'è nessuna manipolazione genetica. Sul serio, leggi degli articoli con manipolazione genetica e anche questo, secondo me, porta a odiare un po' il mondo delle razze. Perché si pensa, che ne so, a qualcosa veramente di nazista, di miglioramento di chissà cosa. Voglio dire, se non ci fosse stata una manipolazione da parte dell'uomo, non esisterebbero le razze. Sì, però manipolazione genica sembra veramente che noi allevatori ci mettiamo in laboratorio a fare la pecora Dolly, invece no, non è proprio così, insomma. No, l'allevatore. Vorrei fare, scusa Elisa, una piccola digressione. Sì. Vedete, a proposito della selezione a base di tutto. È che un allevatore è anche un po' uno sperimentatore, cioè nel senso che a volte fa anche degli esperimenti, cioè nel senso che prova a vedere delle linee come funzionano, perché la genetica poi non è No, una è cosa, matematica, assolutamente. non è matematica così, no? E capita, voglio dire, che se l'allevatore non è, voglio dire, soddisfatto al 100% di quel risultato, voglio dire,
Può avere un cane comunque molto bello, di razza, voglio dire, comunque fatto bene, ma magari che non soddisfa quella che è l'aspirazione dell'allevatore, e potrebbe capitare la fortuna di averlo ad un prezzo inferiore rispetto a quello a cui No, la. ma infatti non esiste fare, cioè non, se fosse così semplice, se fosse così con la garanzia, cioè, sarebbe facilissimo allevare. Invece no, il problema, la selezione proprio vuol dire scegliere, puoi scegliere, fare un errore, siamo umani, può esserci la sfortuna, perché anche ci vuole fortuna per allevare. Serve anche quella in tutte le cose della vita. Però l'importante è che tu quando scegli, tu immagina un po' cosa deve fare l'allevatore. Ha questa popolazione di cani della sua razza enorme, perché oramai si parla di popolazione mondiale, dunque conosce linee, cani, allevatori di tutto il mondo. Deve sapere di ogni linea, di ogni cane, di ogni allevatore, come alleva, quella linea lì ci sono stati casi di quella malattia, cioè, dunque si deve fare, avere anche questo in testa. Deve vedere le altre cucciolate, quel cane lì cosa ha dato con quello, però se io lo uso con l'altro, cioè veramente deve stare sempre lì a guardare, guardare, studiare, capire, vedere. Poi, innanzitutto, prima cosa che deve conoscere la razza, cioè dunque anche studiarsi lo standard, ma leggere uno standard non è imparare a memoria quello che c'è scritto, è capire veramente cosa dice, dunque conoscere l'anatomia, la cinognostica. Poi, quando poi hai dei cuccioli davanti, un cucciolo è un cosino, una salsiccetta con un musino, delle zampettine, questo evolve, dunque anche capire come evolve la razza, dire sì, questo cane a quest'età è così, probabilmente a 2 anni sarà cos'ha, cioè, è veramente conoscere tante cose, avere esperienza, farsi esperienza, quella non finirà mai, ogni giorno tu impari qualcosa. E dunque tutte queste conoscenze le deve mettere sulla sua testa e poi elaborare e dire bene, io prendo la mia femmina e voglio quel maschio lì. Quel maschio lì può essere anche veramente dall'altro capo del mondo. Adesso abbiamo per fortuna anche la possibilità di farci mandare il seme congelato e dunque col congelato abbiamo addirittura il seme di cani morti del passato. Dunque veramente abbiamo un bacino di possibilità di scelta enorme e proprio per questo ancora diventa più difficile, bisogna essere ancora più in grado di fare la scelta, diciamo, giusta, nel senso che migliore per quello che è il futuro della razza, io direi più così, perché magari è giusto o sbagliato, uno può pensare che come i compiti in classe, che sbagli, ti do 4, no, pensiamo sempre come deve essere la razza portata. Fra 10 anni io voglio che la mia razza sia uguale oggi fisicamente, perché è perfetta così, non devo metterci nessuna modifica. Caratterialmente voglio che no, i miei cani siano dei cani cordiali, simpatici, degli ottimi cani da compagnia, che abbiano le caratteristiche di razza anche caratterialmente, ma poi devono essere sani, perché avere un cane bellissimo, simpatico, che mi vive 2 anni, a che pro? Sia per la famiglia che lo accoglie, che è un dolore immenso, ma anche il cane stesso. Cioè, noi abbiamo la responsabilità di queste creature, cioè non possiamo farli soffrire e non farli soffrire anche proprio a monte, dire io non faccio, cerco di non mettere al mondo animali che possano stare male. Questo è importantissimo, secondo me la gente non lo sa. Ecco, se posso raccontare un altro episodio personale, un'altra cosa. In effetti, circa 12 anni fa, io ho preso un borzoi, non avevo assolutamente idea degli allevamenti, ero proprio uno di quelli là, digiuno di tutto, per cui mi messi a cercare sui siti subito, così, eccetera. E il tizio che contattai mi disse che aveva questo cane era figlio di una cucciolata domestica, non credo che si fosse mai neanche parlato di pedigree o cose del genere, eccetera. Voglio dire,
Io comprai il cane da questo qui e il prezzo era anche effettivamente al di sotto un po' di quello lì che normalmente si trovava per il Borzoi. Però quello voglio dire era l'unico che avevo trovato in giro così e andai a prendere. Quel cane, voglio dire, poi mi è stato su 3 mesi che l'ho avuto perché poi è morto, ha passato 20 giorni in clinica veterinaria con tutti gli antibiotici del mondo. E quando è morto la veterinaria gli ha fatto l'autopsia perché non riusciva a capire com'è che non si era salvato questo cane, non è riuscito a capire neanche dopo l'autopsia che era successo a questo cane. Voglio dire, quindi siccome questo qui che me l'aveva venduto era uno che viaggiava molto per lavoro, così probabilmente aveva preso questo cane in un allevamento dell'Est Europa e me l'aveva venduto come frutto di una cosa casalinga. Per cui voglio dire, poi ho dovuto pagare 20 giorni di permanenza in clinica veterinaria, una quantità indicibile di antibiotici e varie cose, voglio dire, una pena indicibile perché. Voglio dire, ogni sera dovevo portarlo in braccio, riportarlo a casa. Voglio dire, è stata un'esperienza tristissima come cosa, perché mi ero rivolto a qualcuno non sapendo, non avendo un aiuto di qualcuno che mi indirizzasse, voglio dire, ho preso questo cane così e quella cosa che se mi fossi mosso con l'ottica del risparmio l'ho pagata ampiamente dopo come cosa, sia in termini affettivi che in termini economici. Ma poi sai cos'è questa cosa? Proprio questo è il classico esempio che succede con i cani presi dai trafficanti dell'est, poi questi cuccioli di razza sono appunto di salute cagionevole, vivono poco, eccetera, eccetera. Si crea anche poi la considerazione che i cani di razza sono più malaticci rispetto ai meticci, scusa il gioco di parole, però insomma questa idea che il cane di razza è un cane malato. Invece no, anzi, c'è cioè un cane di razza ben selezionato. Innanzitutto, già appartiene, se quel cane appartiene a quella razza, tu hai già un'idea delle malattie a cui può andare incontro. Perché ci sono delle statistiche che ti dicono: bene, questa razza qui, questa malattia ha lo 0,1% di svilupparla con l'età, mentre l'altra malattia ha il 70%. Dunque, hai già la visione su cosa indirizzarti, no? Però l'allevatore, sapendo queste cose, cosa fa? Fa degli accoppiamenti della selezione in modo che i cani siano sani, abbiano questa percentuale di sviluppare la malattia sia sempre più bassa. E dunque avremo animali con delle possibilità di avere una vita lunga e felice molto più alta rispetto a, senza poverino, povero meticcio che è frutto del caso. Il caso può andare bene, ma il caso può andare anche male, ecco. Ecco, quindi io ti proporrei di andare all'altra tua diapositiva, quella lì. Ecco, un cane ben allevato è una garanzia, quel punto interrogativo dove appunto ti chiedi. Andiamo così, cioè un po' continua le cose che stavi dicendo, no? Cioè, nel senso che si fa il possibile, ovviamente non è una garanzia assoluta questa, giusto? No, no, non è una garanzia assoluta, però insomma si abbassano notevolmente i rischi. Io dico, è una roulette russa, cioè se prendi un cane a caso, ti può andare bene, ti può andare male. Cioè già appunto un cane che è allevato bene, con tutte le cose pensate, fatte correttamente, c'è sempre un rischio perché è insito dentro, noi non possiamo leggere il DNA, cosa porta di quel cane. Immaginiamo un cane che tu prendi, cioè abbiamo detto prima come è fatta la selezione, dunque il lavoro che c'è dietro, di studio, di ricerca, eccetera. Come può essere il classica cucciolata tra i due vicini di casa che hanno il maschio e femmina? Io so pallino, tu c'hai pallina, accoppiamoli. Tanto sono tutti e due della stessa razza, vengono di razza. Questo è il classico, no? La formula matematica che pensano. Però veramente non, è la roulette russa. Io non saprei come definirla meglio questa cosa.
Ecco, Ma poi anche l'immagine direi che dà bene l'idea del. il discorso cane sul pedigree, come abbiamo visto prima, ci sono tutta la genealogia di quel cane. Dunque possiamo vedere anche se c'è stato, come ho detto prima, un eccessivo uso di consanguinità, perché per esempio nel piccolo levriero italiano c'è uno studio che indica, che è proprio confermato, che se c'è una bassa variabilità genetica aumenta la possibilità delle malattie autoimmuni. Infatti esiste anche adesso un test genetico per poter valutare questa cosa della variabilità genetica nel PLI. Se tu hai un cane senza pedigree, non puoi vedere la genealogia, dunque non sai se, da dove viene fuori, se è stato fatto questa cosa di consanguinità oppure no. Ma poi, proprio come abbiamo detto prima, se uno non spende 30 euro per fare un pedigree, che livello culturale ha? Da dove arriva questo cane? Arriva veramente da qualcuno che non aveva minimamente l'idea di cosa stava facendo. Proprio a pallino e pallina che si sono trovati al parchetto e hanno deciso di fare questa cosa. Probabilmente non hanno fatto nessun test, non avranno niente di nulla. Dunque, come appunto abbiamo detto, ci sono dei database dove controllare i test fatti. Tu prendi un cane di razza, pseudorazza, seconda con o senza pedigree, però non sai assolutamente cosa è stato fatto, cosa c'è dietro. E ti può andare bene, ti può andare male. E dunque abbiamo capito che questo pedigree non è per andare in esposizione, è proprio per sapere chi è il cane, cosa ti porti a casa e anche per aiutarlo, nel senso che sappiamo cosa c'è dietro, anche perché quando tu entri nel mondo dell'allevamento con un allevatore, cioè tu entri in una famiglia, poi magari, poi adesso con i social ancora di più, perché poi vedi la sorella, la zia, il cugino del tuo cane, ah come sta, come non sta, cosa hai fatto, cioè diventa veramente, fai parte di una famiglia, che secondo me è la cosa più bella che ci sia di quando prendi un cane di razza. E a me dispiace che invece tanti dicono: io mi pago il cane, lo prendo, ciao. E vogliono come sparire, come se fossimo dei delinquenti, né, allevatori. Questa cosa proprio non riesco a capirla. Questo è, parlando sempre Poi con. devo dire che ci sono molti errori che vengono fatti dagli acquirenti, ma c'è anche qualche allevatore dal quale poi si preferisce allontanarsi. Sì, ma io sono la prima a dirlo, però dopo ne parleremo anche. Ma ho detto, secondo me al giorno d'oggi devi avere una laurea in sociologia per capire tutte queste cose, perché veramente ti senti su un gruppo anche di cani, di multirazze, nel senso che non solo di levrieri, di varie razze. Si faceva questa domanda proprio una volta preso il cane dell'allevatore, se si rimane in contatto con l'allevatore. E io sono rimasta veramente amareggiata. Perché tante persone che fanno agility, tanta attività col proprio cane, dunque non sono persone qualsiasi, diciamo, che prendono il cane per tenerlo sul divano, dicevano: ah no, il cane è mio, basta, io l'allevatore, basta, io ho preso il mio cane, l'ho scelto io, ciao, l'ho pagato, ciao. Non riesco, è veramente un comportamento che non riesco a capire. E poi a proposito, tu hai tirato adesso questa cosa dell'agility, cioè diciamo una cosa, il pedigree serve anche per le manifestazioni sportive. Per esempio, io che non amo il mondo delle expo, voglio dire, preferisco quello delle prove lavoro come coppia di cani, voglio dire, il pedigree serve anche in quel caso lì, perché voglio dire, se non è, anzi, c'è una prova, diciamo di. Anche i cani che fanno delle corse, cioè, hanno la necessità di avere un punteggio nell'esposizione almeno una volta, perché voglio dire, deve esserci una certificazione che la forma è quella, insomma, no? Come. Sì, perché io mi ricordo il famoso giudice di cani da caccia diceva, cioè, che tanti cani possono cacciare, però in esposizione poi lo stesso cane non è di quella razza, insomma, cioè, era una cosa un po'. Ci deve essere prima di tutto la razza, poi il lavoro, perché se no. Veramente tu in America, ad esempio, il cursing che sfrutta il predatorio,
lo fanno anche con i Terranova, cioè tu vedi i Terranova che corrono dietro alla pezza, dunque tu dici, beh, allora è un levriero perché corre dietro alla pezza, no, In Italia lo fanno anche con i pitbull, voglio dire, ogni tanto nelle gare, nei campi in cui fanno allenamento i levrieri si vede tipo qualche pitbull o qualche perché quello lì è un gioco, dunque il cane deve avere un predatorio e avere una predisposizione al gioco, così, perché tipo negli Yazawa che invece sono canini un po' più seriosi a volte, dopo un po' si stufano, cioè loro sono molto opportunisti, dunque dicono sì, questo so benissimo che è un gioco, so benissimo come funziona, questa mattina non mi va di giocare, dunque io non corro. Dunque, la pezza parte, loro rimangono così e dicono ciao, sai che c'è? Io torno in macchina. Vabbè, questa è una piccola digressione sulle mie razze. sugli Yazawa vale sempre la pena parlare. Allora, per quanto invece riguarda, ecco, vedo che tu hai caricato la diapositiva in cui appunto parli un po' anche dei costi per l'allevatore, se non ho No, giusto. perché poi anche lì, parlando di allevamento, uno pensa che l'altro giorno mi è capitato sotto un mio posto, perché parliamoci un attimo anche di questa cosa del lockdown, no? Ha veramente dato via libera delle telefonate a noi allevatori pazzesche, perché essendoci confini chiusi, questi trafficanti dell'est non potevano girare. Però la gente voleva il cucciolo, dunque se mentre prima chiamava questi personaggi loschi qui, a un certo punto si sono rivolti a noi allevatori ed è successo di tutto di più con delle telefonate allucinanti e io ho messo qualche esempio sulla mia pagina e mi è arrivato qualcuno a dirmi che ma tu allevi galgo, deve essere vietato dalla legge. No, la legge dice tutt'altre cose, sì, ci sono delle regole, ma non è vietare l'allevamento, ecco, insomma. Esatto, no, oltretutto questa persona, poi io l'avevo visto al posto, diceva allevare con scopo di lucro queste anime, Sì, queste povere anime, così. questo lucro, io veramente. No, perché poi i soldi non vengono visti appunto come la remunerazione di un lavoro, a volte neanche la remunerazione di un lavoro, e voglio dire la possibilità di continuare nell'allevamento, voglio dire. Di poter mantenere viva questa attività, insomma, no? Come... No, ma mi fa ridere, guarda, io penso ai miei genitori, se io, che loro hanno vissuto questa mia follia da quando sono appunto adolescente, se la sono passata tutta, hanno visto quanto costa, quanto impegno è, e loro quindi ogni tanto mi dicono quando è che smetti, quando è che smetti, tanto per far capire quanto si lucra e quanto porta via della propria vita familiare, personale, insomma, vabbè. No, la gente purtroppo si fa questi calcoli qui, dice 1.000 euro a cucciolo, 6 cuccioli, una cucciolata, tu guadagni 6.000 euro senza far nulla perché fa tutto il cane. Ma attenzione, infatti è per quello che poi magari nascono le cucciolate casalinghe, perché uno pensa di fare i soldi facili, ma la gente non si immagina dietro cosa c'è. Appunto. La mamma dei cuccioli tu ce l'hai dall'inizio, che magari l'hai acquistata con il prezzo di acquisto e te la porti fino a tutto il decorso della sua vita, in salute, malattia, come si suol dire. E poi non ha solo quella, una femmina, un allevamento. Dunque questa cosa bisogna moltiplicarla per tutti i cani che ha l'allevatore. Ma poi questi cani dove li mettiamo? Nello scantinato? No. Serve una casa col giardino, con lo spazio. Cioè, care persone, io dico, cioè, pensate alla fatica che fate voi a trovare casa col vostro budget. Cioè, noi allevatori non siamo, non abbiamo vinto il Superenalotto, anche noi fatichiamo, abbiamo un mutuo. Cerchiamo, in più, oltre ad avere la classica cosa di dire mi serve una casa con vicino al lavoro, con la camera per il figlio, la camera. No, in più c'è anche il discorso che devo trovare una casa che abbia lo spazio per i cani. Questo servono più soldi. Poi anche
Dunque devi prendere la casa con le dimensioni adeguate, la macchina non ti puoi prendere un pandino o che ne so, uno smart, devi sempre prendere una macchina per portare i cani, dunque con le dimensioni adeguate, dunque costa sempre di più. Le vacanze, la gente vedi che se, quando deve andare in vacanza con un cane, le tragedie greche, dove metto il cane? E devo pagare le dog sit, e se vado in hotel mi chiedono il supplemento cane. Tu ne hai uno, immagina chi ne ha 4, 5, 10, 20, cioè, il costo che è. E non sono, ripeto, non siamo persone che abbiamo vinto Super Enalotto, siamo persone che tutto quello che guadagniamo, le nostre fatiche, il nostro tempo, lo investiamo tutto su questo. Quando io dico questo, c'è anche chi mi risponde, ma allora perché lo fai? Saremo folli, non so cosa dire, è la nostra passione, il nostro amore, però veramente, sicuramente non lo facciamo per soldi, perché se lo facessimo per soldi è solo veramente pochissimi possono guadagnare. Devi avere numeri, devi avere una razza che ti permette di fare questi numeri, perché anche lì tutti dicono adotta, perché tanto i cani dell'allevatore hanno casa, sono già hanno una casa sicura. Sì, ma se tutti dicono così, nessuno si prende i miei cuccioli, perché tutti pensano che abbiano già una casa, invece no, Certo. hanno bisogno di trovare la persona giusta, insomma. Insomma, pure un allevatore 200 cani a casa non li può tenere. No, e dunque anche lì, cioè, se tu hai una razza che più di una o due cucciolate all'anno non riesci a fare perché diciamo non c'è mercato, nel senso che non hai le persone, ma al di là delle persone, proprio le persone adatte, perché magari uno ti chiama e dice voglio quel cane, ma se tu gli dici no, non prenderlo perché non è il cane per te. Dunque, tu come allevatore magari hai 10 cani, devi mantenere 10 cani, però fai una cucciolata all'anno, se va bene, se va bene. Perché magari fai anche ogni 2 anni. Attenzione su questa cosa. E dunque, come puoi guadagnare? Sì, al massimo quando è la cucciolata è un attimo di respiro, ma però poi la cucciolata ha anche un costo, devi pagare. Io, appunto, il progesterone, cioè quando decidi di fare una cucciolata, cosa fai? La femmina va in calore, non è perché la femmina va in calore bene, adesso prendo il maschio e ce lo metto assieme, no, faccio il monitoraggio del progesterone, ossia, li faccio a cicli, insomma, 8 giorni, del prelievo del sangue dal mio veterinario per riproduzione, per vedere che livello progesterone, quando è il momento giusto, che sta dopo l'ovulazione, prendo il maschio, l'accoppio, che si spera sempre di avere il maschio a casa, se no vuol dire farsi il viaggio per andare dal maschio, oppure importare il seme è un bel costo, soprattutto se parliamo di congelato, perché viaggia con l'azoto liquido, insomma. Prelevare il seme, poi devi pagare il veterinario che ti fa questa cosa, dunque sono tutti costi che aumentano, bene. Poi bisogna sperare che la cagna sia gravida. La cagna è gravida. Come lo si fa a capire? Facciamo l'ecografia. L'ecografia ha un costo. Bene, prima del parto facciamo la lastra per vedere quanti sono, ed è un altro costo. Poi si spera che vada bene. Tu col progesterone sai più o meno quando partorisci, rimani a casa, dunque ferie per seguire la cagna. E poi dici, bene, nascono, sì, spera che vada tutto bene, tu devi essere anche in grado di capire se c'è qualcosa che non va, se c'è qualcosa che non va, magari notte di Pasqua, alle 3 di notte, devi andare d'urgenza al veterinario a fare un cesareo, non costa 2 lire quello lì, insomma, cioè, dunque costo, mangime per i cuccioli, vaccinazioni, antiparassitario, sverminazione, c'è cioè tutta una serie di cose. Anche lì, questo fantomatico 1.000 euro a cucciolo, sì, togliamo le spese, poi vediamo, ecco. Belli che è andato, insomma. Senti, Sì. invece visto che ormai ecco, è scoccata l'ora di collegamento, voglio dire, quindi
Ebbene, un po' anche ora avviarsi verso la conclusione di questa cosa, anche se sappiamo che hai all'interno del gruppo molti ammiratori, ma per quanto riguarda ecco, come scegliere un allevatore, questa era una cosa su cui tu avevi anche pensato. Io ti dico, mi guardo sempre di qua per così ho il filo logico. Ecco. Allora, io dico prima di tutto di testa, poi con il cuore. Appunto, come dicevo, al giorno d'oggi siamo tempestati di informazioni, notizie, bisogna anche essere un attimo capaci di capire cos'è veramente utile. Mentre una volta era facile, adesso ci sono troppe, veramente troppe informazioni. Se uno cerca, infatti a volte mi fa anche un po' ridere che uno arriva e dice voglio un whippet, un afghano, cosa, chi mi dà un afghano? Cioè, scusami, vai o sul sito Lenci o sul sito dei cavalli di razza e trovi gli allevatori. Mi fa anche un po' strano che veramente al giorno d'oggi c'è bisogno di, la gente si senta il bisogno di chiederlo, perché si vede che veramente no. Non hanno questa, cioè non arriva questo input che è l'ENCI, il club di razza, gli enti a cui rivolgersi se si vuole un cane di quella razza. Questo veramente fa riflettere. E appunto, come dicevamo, l'allevatore è una persona che si sbatte tantissimo per la razza. E vi assicuro che la maggior parte delle telefonate, email, adesso addirittura WhatsApp, c'è anche la cosa di WhatsApp, ai cuccioli quanto costa? Ciao, buongiorno, niente, così, quanto costa? Fine. Ma l'altro giorno con questa cosa appunto del lockdown mi ha chiamato uno, mi fa, voglio un levriero. Bene, anche levriero, io ho galgo e spagnolo e altro, vacca. Ah, non li conosco, io voglio un levriero. Scusami, non sai manco cosa sono. Vabbè. Io gli ho detto, vabbè, io ho sparato una cifra, questo appena che dici le cifre vanno via, perché figurati la serietà di una persona che si approccia così, che non sa nemmeno che le razze, le levriere. Perché anche lì purtroppo, ecco, una cosa che secondo me il rescue, quel mondo lì ha portato, è stato un po' di disinformazione, nel senso che si parla sempre del levriero, si pensa che esista la razza levriero, invece no, sono 13 razze levriere ben distinte sia per morfologia che per carattere. Se ti va bene uno, non ti può andare bene l'altro, ecco. Poi un'altra cosa che la gente pensa, tu chiami l'allevatore, tac, questo ti dà il cucciolo in pronta consegna. Veramente mi hanno chiesto il cucciolo in pronta consegna, vuol dire sì, chiavi in mano. No, invece, soprattutto nelle razze primitive, i cani vanno in calore anche una volta l'anno. Dunque, immagino, una volta l'anno vanno in calore. Devi aspettare che vada in calore, fare la monta, tutto quanto. Cioè, magari hai chiamato nel momento in cui tu hai già appena fatto una cucciolata, sono tutti venduti. Comunque, fai un'altra cucciolata fra un anno. E le persone questo non se ne rendono conto. Loro decidono e lo vogliono subito. Purtroppo, ecco, questa è un'altra cosa del giorno d'oggi, uno ha il desiderio, vuole acquistare subito, sarà fatto di Amazon, non lo so, sai che mette nel carrello e il giorno dopo ti arriva. Ma invece no, ci sono delle liste d'attesa, proprio anche il fatto di entrare in una lista d'attesa, intanto hai il tempo di imparare, di capire, conoscere l'allevatore, il tempo di andare in esposizione, mandateci a queste esposizioni, non sono così elitarie, cioè, sì, certo, se ci vai magari così, senza conoscere nessuno, ma se tu hai già sentito qualche allevatore, ti sei guardato un po' i risultati, le foto, qualcosa, tu vai in esposizione, capisci già cosa c'è. Poi adesso in alcune esposizioni c'è Alfonso, un grandissimo cinofilo, che ha organizzato queste cose bellissime, le guide cinofile, praticamente. Porta in giro le persone gratuitamente, in giro l'esposizione, spiegando le razze, le caratteristiche, mostrandole così. Dunque si fa anche un'idea. Adesso veramente io trovo tristissimo che in esposizione siamo solo noi allevatori, non c'è più pubblico. E questo spiega ancora fa capire ancora di più l'allontanamento che c'è delle persone, diciamo, comuni, normali, dal mondo della cinofilia. Ma il Proprio, secondo me lì ci sono delle colpe del mondo della cinofilia che si chiude un po' in se La stesso. persona
e non sa cosa c'è, che può essere le solite menate politiche, cose che uno può dire quando inizia l'esposizione. Per me proprio il problema è un altro. Io sono un'appassionata di libri, qua non ti dico quanta roba ho, ma io una volta compravo i libri e appunto c'era questo capitolo, cane di razza, esposizione, spiegava come presentarlo, i campionati, come funzionava. Compra un libro di cani adesso, ti trovi Agility, Disc Dog, Dance Dog, le esposizioni non sono più citate. Invece no, le esposizioni sono la base della razza, la base, perché proprio se tu vai lì, li vedi, gli allevatori, li senti, cioè, non si può discernere così le due cose. Ecco, io dico pure, siccome lo sai che ho una vocazione un po' diversa, dico pure andate a vedere i campi di cursing o di racing, che sono un altro elemento, voglio dire, per vedere la. Sì, nel caso dei levrieri abbiamo anche la cosa dei corsi, ma magari sai in altre razze, tipo che ne so, un maltese, c'è solo l'esposizione. Però appunto io lo trovo tristissimo. Io mi ricordo una volta, l'esposizione, al di là dei numeri che facevamo, c'era un sacco di pubblico, tu eri lì col tuo cane, c'era gente che ti chiedeva, si informava, appunto. La gente che voleva un cane di razza in esposizione, trovava l'allevatore, chiedeva le cucciolate. Adesso in esposizione veramente, le facciamo tra di noi. Perché non c'è il pubblico? Cioè, secondo me bisogna investire su questo. Purtroppo vedo proprio nei gruppi, nei social, così, questa visione cane di razza uguale cane elitario, le esposizioni sono per i fighetti. Tipo il cane in passerella per il proprio ego, per la coppetta da avere a casa. Così invece no, cioè, vivetelo un po' di più queste esposizioni. Io avevo 15 anni, mi ricordo le mie prime esposizioni, mi portava mia mamma. Quello Ho conosciuto veramente dei grandi della cinofilia lì. Quello che dicevano, quello che mi hanno insegnato, quello che mi hanno trasmesso, lo vivi lì, come pensi di imparare se no? Leggendolo su un commento su Facebook, dai, insomma, penso che, perché purtroppo sta cosa adesso oramai con Facebook, la gente pensa di imparare stando con una tastiera davanti e un monitor, invece no, bisogna viverle le cose, anche lì, appunto, andare a trovare gli allevatori, che avvisandoli magari, perché sono veramente di gente senza che intenzioni. pensa con questa visione che l'allevatore ha chissà cosa di casa, di cani, pensa di andare allo zoo e di vedere i cani. Ma anche durante, a me è successo anche durante qua adesso con la quarantena, mi chiama uno, cioè questi quarantena che ti vietava di andare in giro, cioè, questo mi chiama perché voleva venire a vedere l'allevamento. Sono rimasta allucinata. Io ho detto, no, guardi, in questo momento no, non si può. Preferisco vivere, come diceva. Però veramente, perché si vede, questi, sai, erano a casa del lavoro, cioè, ovviamente con i bambini, classica cosa, la famiglia con i bambini, ah no, volevo portare i bambini a vedere l'allevamento. Hanno chiuso anche lo zoo, dunque vanno a vedere gli allevamenti. Insomma, dai, no, secondo me è veramente si è abbassato il livello di informazione, sono passate solo le cose più tristi del nostro mondo, veramente. Ecco, noi poi questo video, come abbiamo fatto con gli altri, lo metteremo su Facebook, speriamo che poi lo vedano, anche su YouTube, speriamo che tante persone lo vedranno per farsi un'idea. Noi sapevamo che Elisa è una persona molto appassionata e anche per questo poi abbiamo scelto lei per questa diretta, per farvi vedere che appunto e secondo me questo è un elemento che bisognerebbe vedere quando si parla con l'allevatore, cioè nel senso quanta passione ci mette nelle cose che dice, voglio dire, al di là di cioè se l'allevatore già mostra segni di serietà che non vi propone l'alternativa voglio dire, tra pedigree e non pedigree, se non vi risponde alla prima domanda sul prezzo, ma dice parliamo prima del cane, già mi sembra
un altro elemento, ma poi quando sfidatelo a parlare, chiedetegli informazioni sui suoi cani e vedete quanta passione ci mette, perché probabilmente quello è un altro elemento che serve per far capire quello come alleva, come cosa, Sì, giusto? assolutamente, quello che dicevo io, cioè io mi ricordo soprattutto una volta che diventavamo una famiglia, poi ci si trovava in esposizione, poi io sono quella che porta le torte, a volte facevamo Nutella party in esposizione, insomma, veramente, dunque anche la persona che aveva preso il cane, diciamo, da compagnia, una volta all'anno si veniva tipo ai raduni a farsi giro in esposizione proprio per rivedere il fratello, il cugino, il parente, farsi una chiacchierata, cioè, perché entrare proprio quello che dicevo, prima si entra di testa dentro con un allevatore, ma poi col cuore. Che l'allevatore ci mette il cuore, è veramente è bello quando anche il proprietario ci mette quel cuore, ti torna indietro quell'affetto che tu hai messo in tutto il tuo lavoro. Perché guarda, una cosa che poi io, tipo con i miei cucciolone, ma di Azzavac adesso, io guardare il pedigree anche dietro di 7-8 generazioni, io conosco tutti i cani, nel senso che li ho visti. Comunque io penso 20 anni fa, cioè è tutta anche una cosa storica, affettiva, la storia che c'era dietro quel cane, la persona, è veramente tutta una serie di ricordi di te stesso che hai messo, di altre persone che hanno messo lì dentro a quel cane. La gente non se ne rende conto, insomma. Io veramente, poi pensando ad allevatori che magari non ci sono più, cioè, quello è un loro pezzetto di loro che vive ancora, dunque la gente dovrebbe capire e conoscere, ecco, insomma. Ecco, io con queste parole di Elisa concluderei questo collegamento perché secondo me è stato veramente molto, molto interessante. Ora sono 1 ora e 12 minuti che stiamo parlando, quindi anche per le leggi dell'attenzione, insomma, è giusto che non andiamo molto oltre. Quindi grazie a tutti di averci seguito. Grazie Elisa. Se porti le po torte, siccome noi in genere intorno a Milano facciamo un piccolo raduno tutti gli anni, che in genere lo facciamo uno più grande, ma non so se quest'anno ci riusciremo. Però questo qui più che a Novara, vicino, cioè in provincia di Milano, così. Parti adesso. Ma magari ti invitiamo con le torte. Opportunista. Esatto. Grazie, grazie Elisa, grazie a chi ci ha seguito. Buonasera a tutti e grazie ancora. Ciao Elisa, grazie. Ciao, ciao.